Grazie, ma io confesso che a me questa sembra veramente una discussione di retroguardia, nel senso che questo argomento credo sia stato ampiamente discusso e metabolizzato nella società italiana e in tutte le società civili, quindi se il nostro riferimento è il resto d'Europa e il resto del mondo cosiddetto sviluppato, chiaramente non dovremmo perdere tempo su questa cosa, ma perché questa cosa avrebbe dovuto essere stata assodata ormai negli anni, e forse il problema è come mai la politica italiana non sia mai riuscita ad affrontarla in una maniera razionale, trasformando quella che è anche una discussione molto pratica in una battaglia ideologica all'ultimo sangue. E credo anche che sicuramente la materia andrebbe affrontata a livello nazionale e forse però bisognerebbe porsi non tanto e non solo il problema dei diritti delle coppie omosessuali, ma anche la domanda sul come mai i matrimoni in Italia siano sostanzialmente dimezzati negli ultimi 40 anni, quindi c'è un problema forse di crisi dell'istituto giuridico sociale del matrimonio, però se la società si orienta in una direzione in cui le persone esplicano il proprio amore, la propria volontà di condividere la vita con un'altra persona in tante forme diverse, non credo che sia lo Stato dover fare preferenza rispetto tra l'una e l'altra forma, almeno su questioni veramente profonde e veramente di vita o di morte come quelle legate comunque al fine vita e comunque anche quelle legate ai diritti. Da questo punto di vista sicuramente per il momento questa delibera è simbolica, nel senso che purtroppo il numero di coppie iscritte al registro dell'Unione Civili di Torino è limitatissimo, per cui non creerà problemi, però forse al contrario questo può essere un incentivo anche allo sviluppo di questo registro e quindi anche, se volete, anche proprio per chi crede nell'importanza di una presa d'atto di responsabilità di due persone che convivono, al formalizzare questa unione, non con la forma del matrimonio ma con la forma dell'unione civile, che appunto è tranquillamente adottata in tanti altri paesi europei. Per questo motivo noi siamo assolutamente convinti, voteremo a favore di questa delibera, abbiamo anche cercato di aiutarla nell'iter, perché a un certo punto è addirittura mancato il numero legale in commissione, noi abbiamo cercato per quanto possibile di mandarla avanti, quindi ovviamente a questo punto voteremo a favore. Grazie.